Siamo con Casellini alla fine di questa partita. Nel primo tempo è stata una partita abbastanza equilibrata e voi siete riusciti a sfruttare molto bene questo power play. Ma sì, noi siamo riusciti a sfruttare questo power play, a fare subito un gol e poi abbiamo cercato di tenere il risultato e lavorare forte per poter portare a casa la vittoria, perché sappiamo che le ultime partite contro Biasca abbiamo perso, quindi non è mai facile, hanno un sacco di energia, hanno dei buoni giocatori giovani che ci danno dentro i 60 minuti e finalmente siamo riusciti a portare a casa questa vittoria, ecco. Nel secondo tempo avete completamente dominato voi, avete fatto il gol in superiorità numerica, poi il gol del 3-0, poi nel terzo tempo la partita è cambiata, con la penalità di 5 minuti prima di partita poteva rimettervi un po' in discussione il match. Ma sì, poteva chiaramente essere 5 minuti, mai sono in box play è sempre, diciamo, difficile, loro possono sfruttare le occasioni e finalmente noi siamo riusciti a tenere botta e il nostro portiere ha fatto delle buonissime parate e siamo riusciti a gestire questi 5 minuti, ecco. Senti, tu hai giocato ad Ambrì, possiamo parlare un attimino anche del trofeo che ha portato a casa l'Ambrì? Ti sarebbe piaciuto essere con loro a aver vinto questa Coppa Spengler, che chiaramente è un po' un vanto un po' per tutto il Ticino? Ma sì, nel senso, sono contento per loro, per l'Ambrì, se lo meritano, perché chiaramente fa sempre piacere vincere un trofeo e la Coppa Spengler è una coppa, diciamo, a livello svizzero comunque molto, molto sentita e hanno fatto un buonissimo torneo, l'hanno vinta e se lo meritano e sono contento per loro, ecco. L'ultima domanda, dove può arrivare questo Sierra? Una squadra che secondo me ha un grandissimo portiere e ha soprattutto questo Montandon qua che mi è sembrato di una categoria quasi superiore. Ma sicuramente abbiamo delle buone qualità per poter andare avanti e fare dei buoni risultati. Io giocando prima tanti anni nella Joie abbiamo vinto il campionato, la Coppa, e quello che posso dire è che non bisogna mai speculare o guardare troppo in avanti, bisogna stare coi piedi per terra, cercare di giocare ogni partita e poi le sorprese arrivano e penso che con questa squadra, se rimaniamo umili e lavoriamo, ci sarà la possibilità di fare qualcosa di bello nei playoff. Ti ringraziamo, ti faccio auguri di buon anno e buon campionato ancora. Grazie mille anche a voi.